Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo Trattor Vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi inizia ufficialmente la corsa per seminare il secondo raccolto. Sì, secondo raccolto di soia. Andremo a macinare gli stocchi, oggi però c'è da preparare il terreno con rabe, eccetera, eccetera. Irrigare, seminare, diserbare, insomma ci sono tante cose da fare. È una corsa perché ogni giorno di anticipo di semina in questo periodo sono quintali, è produzione. Se per esempio semino fra 5 giorni, sicuramente ho perso della produzione. Detto questo, appunto, non perdiamo altro tempo. Landini 65 Blizzard e trincia stocchi Tarup da 2,50 m. Infatti riesco a prendere 5 file a 45. Ovviamente vi lascio tutte le informazioni riguardo ai mezzi e agli attrezzi e alla lavorazione in descrizione, appunto. Basta cliccare su mostra altro oppure la freccettina sul telefono. Detto questo, andiamo a macinare un po' di stocchi. Bene, possiamo accendere questo mezzaccio. Tiriamo sul sollevatore, aria condizionata. Parlerò un po' forte ragazzi, anche se la mettiamo a due così mi sentite sicuramente meglio. Il tragitto non sarà assolutamente molto lungo. Qua forse tiriamo sotto il gatto. No, non tiriamo sotto il gatto. No dai, sto scherzando, figuratevi se lo tiro sotto, poverino. Ponte, abbiamo previato ragazzi. Non so se uscirà prima o dopo l'episodio di situazione in campo dove vi dico le produzioni, però comunque sono soddisfatto, sono contento. In questo momento mi deve arrivare l'ultimo, il bigliettino dell'ultimo carico di colza, e però sembra andato veramente tutto bene e vi aggiornerò appunto su questo. Allora, bene, qua noi ci ricordiamo subito di abbassare il trinciastocchi. Ovviamente ragazzi, questa è un'occasione d'oro per provare al meglio il modulo telemetria di X-Farm che è installato sul mio Landini Blizzard. Il trattore registrato su X-Farm e l'attrezzo sempre registrato su X-Farm comunicano, si riconosce l'accoppiata nel momento in cui si va sul campo, l'attività viene registrata automaticamente. E perché dico che è un'occasione d'oro? Perché ci saranno più lavorazioni con attrezzi diversi nello stesso giorno, nello stesso campo, due macchine in campo addirittura, io e mio padre, e quindi metteremo sotto d'orchio i server di X-Farm e lo testerò al meglio. Se siete interessati, volete capire meglio che cos'è la telemetria di X-Farm, vi lascio un video che ho fatto ad agosto dell'anno scorso qua in alto a destra, mi raccomando. Ma partiamo subito. Veramente ragazzi, siamo entrati immediatamente a fare tutti i lavori da fare, la lista dei lavori da fare è pulizia dei fossi, fossi e scoline per l'irrigazione, trinciare gli stocchi del colza. Dopo probabilmente andrò a lavorare un paio di colpi con rabe, speriamo che venga fuori un lavoro discreto, magari artigianti fissi o qualche attrezzo interessante, non ho detto niente, non ho detto niente, e vedremo. Allora, noi sollevatore giù, tiriamo su la frizione della presa di forza, avviamo la presa di forza, pian pianino si avvia il trinciastocchi mollando lentamente la frizione e poi il trattore al massimo ragazzi. Ok, come si svolge questa lavorazione? Si fanno i giri attorno sufficienti per tagliare tutte le file di traverso intestata rispetto alle file, diciamo, per il lungo. Dopo l'attrezzo è centrato verso destra, da dove sono seduto io alla mia destra è centrato. Ovviamente parlo sempre rispetto alla mia prospettiva, io davanti a me ho la ruota sinistra e devo stare con la ruota sinistra verso la fila già tagliata per ovviamente tagliare quella più interna, considerando che l'attrezzo è centrato. Ovviamente anche in questa lavorazione, considerando che è seminata a 45, si cerca, anzi si deve, non pestare le file, perché se si va a pestare la fila di stocchi si piegano e il trinciastocchi fa molta fatica
tagliarle, anzi vi dirò, non le taglia, e infatti dove ci sono le carreggiate della Trebbia per esempio non vengono tagliati correttamente. Poi c'è un altro grosso problema, se vi ricordate quando siamo andati a concimare questa colza, vi lascio il tractor vlog di questa primavera in alto a destra, c'era il problema che era stata seminata molto 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 male, tutta storta, le distanze tra una macchinata e l'altra non rispettate, e qua il problema si fa sentire ancora, perché ci sono momenti in cui seguo la fila per esempio della macchinata, della passata di seminatrice precedente, ma non riesco comunque a intercettare la fila interna alla ruota, perché va così, perché magari va, si avvicina troppo, va troppo esterna, eccetera eccetera. Ok, qua si arriva in fondo, si decelera un po', si tira su col blocco e poi dopo aver fatto il giro attorno si comincia a spaccare il campo. Io tipo prendo qui, fortunatamente ragazzi quest'anno non era altissima, aveva una taglia media come altezza la pianta, e di conseguenza siamo riusciti a trebbiare senza lasciare uno stocco troppo alto, diciamo così. La velocità di crociera comunque, mettendo dentro la marcia lunga, la quarta e la lenta nelle gambe, è di circa, anzi è di 7 km orari spaccati. Non sto utilizzando la guida assistita per il problema che vi dicevo prima, ovvero che le file non essendo dritte escono, scappano dall'area di lavoro del trinciastocchi. Prima ho decelerato, ma ragazzi si fa anche a meno, perché sennò dopo bisogna riaccelerare subito col trinciastocchi. Ok, qua c'è tanto materiale perché era un po' allettata, per fortuna a parte un appezzamento che era messo in condizioni critiche, e vi avevo fatto vedere il problema su situazioni in campo, probabilmente in quel campo si era inserita una raffica di vento ed era tutta allettata, per il resto invece era una bella colza di media altezza in piedi, quindi questo stocco non tanto alto sicuramente avvantaggia me che sono in minima lavorazione e non posso arare o comunque fare lavorazioni fonde o utilizzare le erbice rotante. Ovviamente dopo ragazzi farò un pezzettino di video con la telecamera in testa, così accontento tutti. Il trinciastocchi qua è molto vecchio, è molto robusto, però non fa un lavoro eccezionale. Ci sono trinciastocchi o comunque trinciasermenti, tarup, chiamateli come volete, che lavorano molto molto meglio. Scusate se sono in questa posizione e continuo a girarmi, ma devo guardare dietro come viene il lavoro, se ci sono problemi. Adesso magari sto un po' in silenzio, così vi godete appieno la lavorazione. Ovviamente, ve lo dico già, sarà un periodo molto molto ricco di video e novità interessanti, nuovi format, e sarà anche interessante vedere in situazione in campo questa sfida, tra virgolette, del secondo raccolto, che sarà solo sull'area dove prima di precessione colturale c'era il colza. Niente, ve lo ripeto, sarà un periodo molto ricco di video, considerando anche la scarsità di video di maggio e giugno.
Adesso sto un po' zitto così vi godete la lavorazione almeno per una passata. Ovviamente per non macinare, tra virgolette, per non rompere il cardano, c'è il blocco del sollevatore che è impostato a un'altezza limite di alzata. E vi dico ragazzi che è emozionante, ovviamente sto scherzando, si fa per ridere. È la prima volta comunque che macino gli stocchi di colza in vita mia, perché era tipo, almeno 12-13 anni che la mia azienda, i miei terreni non vedevano il colza. Primo anno di colza dopo tanto, primo anno soddisfacente. Adesso poi farò sicuramente un video, volevo farlo già l'anno scorso, sicuramente quest'anno ci sarà, magari anche a breve, con una sorta di PLV, quindi prodotto lordo vendibile, in cui si analizza coltivazione per coltivazione qual è la più conveniente, qual è quella più remunerativa. Oltretutto il colza ha un prezzo interessante al mercato di Matif in Francia. Vedremo ragazzi, vi terrò ovviamente aggiornati con situazioni in campo, e che è la serie che si addice di più a queste cose più tecniche, ovviamente è la serie tecnica del canale per qualcosa. È stata trebbiata questa colza un po' troppo in là, andava trebbiata almeno 4-5 giorni prima, mi ha ingannato sia l'inesperienza sia delle macchie in campo un po' troppo verdi a mio parere, però se avessi aspettato veramente quelle macchie indietro di colza, probabilmente l'altra, la maggior parte, l'avrei persa per il campo. E comunque appunto è stata trebbiata a un'umidità un po' troppo bassa, al 6, va trebbiata al 9 circa di umidità, al 9%, e ovviamente oltre a una perdita di guadagno, no, perché il mio prodotto pesa di meno, perché ovviamente l'acqua pesa ragazzi, oltre a quello la colza ha il grande problema che quando si trebbia a umidità così basse, basta che la pianta venga toccata dall'aspo, e più è secca e più l'aspo rompe la pianta, e quindi bisogna stare molto attenti, perché non è solo una questione di guadagno e di peso inferiore, ma è anche una questione proprio tecnica, meccanica. Se qualche azienda vuole darmi un bel trinciastocchi efficiente, un bel super trinciastocchi in prova, sono ben felice di provarlo. Questo ormai ha fatto la guerra, eh? È robustissimo, però l'unica manutenzione che abbiamo fatto, non per necessità, quindi non si era rotto niente, ma l'abbiamo fatto per dire ok, lo sistemiamo per bene, è stata l'anno scorso, due anni fa, abbiamo cambiato tutti i cuscinetti dell'albero di trasmissione, i cuscinetti delle ruote, e abbiamo rifatto l'albero di trasmissione perché si era consumata la spinetta di innesto della puleggia grande appunto di trasmissione.
alla coppia conica. L'albero, diciamo, che va dalla coppia conica alla puleggia di trasmissione. Qua la trasmissione è a cinghioli, tre cinghioli, e il trattore è adatto per non aver problemi, per dare una marcia giusta quando, in presenza ovviamente di tanto residuo, di tanta vegetazione, sarebbe almeno un 100-120 cavalli. Però anche questo 65 Blizzard se la cava, basta andare un po' più lento, però se la cava. Adesso vi faccio un pezzettino di video, proprio 2-3 minuti, con la GoPro in testa, che così accontento tutti. Ok ragazzi, GoPro in testa, che ovviamente in estate diventa più una fascia per raccogliere il sudore, mamma mia. E niente, così facciamo contenti tutti, che ci sono molti di voi che mi dicono: ah, però la GoPro in testa ha il suo fascino. Eccola. Appunto, vedete quello che vi sto dicendo prima, con la ruota a sinistra sto a filo, o quasi addirittura sopra, alla fila macinata. Questo perché il Tarup è centrato verso quella direzione, verso destra, la mia destra. Il trinciastocchi sta all'interno del trattore e va giusto a prendere la fila lì. Il bello degli stocchi, anche non troppo alti, è che non grattano, non rovinano il trattore sotto. Lo so che ragazzi, molti di voi diranno: vabbè, ma è un mezzo agricolo, è normale che si rovini. Però insomma, praticamente è del legno che continua a sfregare per ore e ore sotto la scocca del trattore. È un po' un peccato. Si svernicia, si arrugginisce e così via. Comunque bisogna dire che è una pianta che lascia veramente molta sostanza organica, molta massa vegetale all'interno del terreno. Sono contento di interrarla, sfruttarla, e ovviamente si trasformerà in concime più avanti col passare del tempo. Ok, arrivati in fondo, si alza e si prende la pista che abbiamo fatto prima. E così via ragazzi, e così via. Niente ragazzi, io mi tolgo questa fascia dalla testa, mi sistemo i capelli, che è una cosa importantissima, no, sto scherzando. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto, e prima di salutarvi ci fermiamo e vi faccio vedere come sta venendo il lavoro. Togliamo la marcia, deceleriamo e stacchiamo la presa di forza. Prima di scendere, ovviamente, soprattutto con un trinciastocchi del genere che non è totalmente coperto come Carter, è meglio aspettare che si fermi completamente, appunto che si scarichi l'inerzia e il tamburo sia perfettamente fermo. Le puleggie non devono più girare, infatti in questo caso si è fermato. Bene, vi faccio vedere come sta venendo il lavoro. Ok ragazzi, ecco qua come sta venendo fuori il lavoro. Trinciastocchi sta macinando il tutto, ovviamente molto del lavoro l'ha già fatto la trebbia. Questo qua è tutto il residuo del trinciasermenti della trebbia. Noi stiamo macinando gli stocchi in piedi. Unica cosa, mi preoccupa la radice, la super radice fittonante di questo colza, che è duro come l'osso. Vedremo, vedremo ragazzi. Comunque si passa da un'altezza di stocco di 10-20 centimetri ha il terreno pulito, però anche lui, tipo qua, vedete, è stato schiacciato dalla carreggiata della trebbia e il trinciastocchi non riesce a macinarlo. Qua magari appunto è sempre la carreggiata della trebbia, però per esempio, non so, in questo caso magari c'era la fila un po' sbagliata e quindi non sono riuscito a prenderlo. Qua l'ha sfibrato un po' perché
il tennis a stocchi non è eccezionale, insomma sicuramente una situazione migliore di questa, però si potrebbe far meglio con tante accortezze, una semina più dritta, un tennis a stocchi migliore, eccetera eccetera. Però appunto ragazzi, serve, soprattutto in minima, serve macinare tutti gli stocchi al meglio possibile. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Vi ho già detto cosa fare: iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram, andare in descrizione e leggere tutte le informazioni. Noi ci vediamo molto presto con il prossimo video.